Allora, prima di tutto introduciamo brevemente che cosa prevede la normativa. Per il colloquio orale la normativa prevede tre momenti. Un primo momento in cui è protagonista il candidato che presenta un argomento a sua scelta, che può essere presentato come argomento monotematico o pluridisciplinare in modo diciamo semplice o attraverso supporti multimediali. Un secondo momento in cui sono i protagonisti, i commissari d'esame, che faranno delle domande al candidato sulle materie d'esame. Il terzo momento del colloquio orale prevede la presentazione e la discussione delle prove scritte. Quindi il percorso o la presentazione dell'argomento ad opera del candidato è un momento della prova orale, non tutta la prova orale. La prima cosa diciamo da tenere presente nella individuazione del percorso è il tema. Il tema deve essere un tema interessante e che ha suscitato l'interesse dello studente. Non scegliere mai temi scontati, non scegliere mai temi per sentito dire. Non c'è dubbio che nel corso dell'ultimo anno di scuola lo studente avrà provato interesse per un argomento, per un libro, per un teorema di matematica, per una teoria scientifica, per un personaggio, per un'opera d'arte. Ecco, si parta da lì. Partendo dal tema o dall'argomento scelto, lo studente può identificare uno sviluppo multidisciplinare del tema, che può appunto essere legato a diciamo, come si può dire, subordinate tematiche, subordinate storiche, subordinate problematiche, a seconda dell'argomento che si sceglie. Allora, la normativa prevede che tutto il colloquio si svolga sugli argomenti dei programmi svolti nell'ultimo anno di corso. Ciò non toglie che se lo studente sviluppa o presenta o sottolinea interessi specifici, d'accordo con il corpo docente, con il consiglio di classe, può anche identificare uno o più temi non direttamente svolti, ma che possono in qualche modo essere complementari agli argomenti svolti. Per esempio, se il programma di storia si è concluso con la trattazione degli anni 50 e lo studente vuole affrontare problematiche inerenti agli anni 60, d'accordo con l'insegnante e con il consiglio di classe, può anche provare un approfondimento di questo genere. Questa è una cosa da evitare, perché molto spesso noi ci troviamo di fronte a dei percorsi che presentano delle forzature tematiche o anche degli errori dal punto di vista scientifico ed epistemologico, dovuti al fatto che appunto gli studenti hanno l'ossessione di includere nel percorso tutte le materie. Assolutamente no, proprio perché il percorso deve partire da un tema o da un'opera d'arte o da un romanzo o da un problema che ha coinvolto particolarmente l'interesse dello studente. Il percorso deve in qualche modo, attraverso nessi pluridisciplinari, essere inerente al tema scelto e quindi non necessariamente comprendere tutte le materie.